Andiamo in Inghilterra, a Londra, strutture disegnate come fili nell'aria, tralicci color arcobaleno, cascate e piste ciclabili. Sono queste solo alcune tra le proposte presentate in concorso per un nuovo ponte sul fiume Tamigi a Londra. 74 i progetti realizzati da altrettanti team di architetti e ingegneri internazionali sono stati presentati in risposta al concorso per la struttura che si vorrebbe collegasse Nine Elms e Pimlico. Veniamo al settore immobiliare americano, parte con il piede sbagliato il 2015, vendite di case esistenti infatti in netta flessione a dispetto dell'incremento riportato a dicembre 2014. Gennaio infatti è andato in archivio con una flessione del 5% rispetto a dicembre, ma il 2014 su base annua segna comunque una crescita del 3,2%. A 6 mesi dalla sua realizzazione, la nuova Fondation Seydou Pathé caratterizza in modo evidente, con la sua forma sinuosa, un tratto di Avenue del Gobelin a Parigi. La struttura, firmata da Renzo Piano Building Workshop, accoglie gli archivi Pathé, gli uffici della Fondazione, una sala di proiezioni e spazi espositivi temporanei e permanenti. Al centro della città di Melunin, in Francia, la scuola di musica e danza firmata da Deso Architectes è parte di un più ampio progetto di riqualificazione urbana. L'esterno dell'edificio è di più grande impatto visivo per i materiali di rivestimento fortemente contrastanti. Le sezioni superiori dei muri perimetrali sono infatti rivestite di mattoni color grigio scuro, la metà inferiore invece di una calda lega dorata di rame. Gli inserti in mattoni chiari creano motivi punteggiati in modo casuale, mentre le linee verticali dei displuvi dietro il rivestimento in rame conferiscono un ritmo verticale alle altre facciate. Torniamo a Expo 2015, un piccolo viaggio all'interno del padiglione austriaco.